Kilimangiaro, ospite della Rasnovich, il matematico Pier Giorgio Odifreddi illustra un celebre affresco di Raffaello, la scuola di Atene, affollato di personaggi storici. Senti, invece poi c'è l'astrologo Tolomeo. Ah, no, l'astrologo, l'astronomo, che è l'astrologo, mica era, sono due professioni diverse. So che naturalmente... Dopo devo bacchettare, poi dice di non bacchettare. Anzi, veniamo qua il ginocchio sulle noci. Togi, vuoi venire qua in ginocchio? Il ginocchio sulle noci, come si faceva quando... Vuoi leggere tu cosa c'è scritto, prof? Astrologo. Astrologo. Ecco, che mi fa le carte. Questo bisogna licenziarli comunque. No, astronomo, dai, ovviamente lo sapeva. Era un refuso sul copione. Accidenti, che striata. La conduttrice si è beccata un rimprovero dal professore. Risentiamolo. L'astrologo Tolomeo. Ah, no, l'astrologo. L'astronomo, che è l'astrologo? Mica era... sono due professioni diverse. Prevede catastrofi, violenza, pestilenza, guerra atomica, pezzi tanti di siluri che svolazzeranno. In realtà quello che le avevano scritto sul copione non era del tutto sbagliato. Guardate, è la stessa enciclopedia Treccani che definisce Tolomeo, oltre che astronomo, geografo e matematico, anche astrologo, dato che fu autore di un compendio di astrologia in quattro libri intitolato Tetrabiblos. In ogni caso, Camila, oggetto di ironica reprimenda da parte di Odifreddi, scarica subito la colpa sul suo autore che, come si è visto, fra l'altro, era stato solo parzialmente impreciso, ma non aveva detto una completa castroneria. Naturalmente. Dopo devo bacchettare, poi dice di non bacchettare. Anzi, veniamo qua il ginocchio sulle noci. Togi, vuoi venire qua il ginocchio? Insomma, per la conduttrice una doppia gaffe di livello astronomico, ma anche un po' astrologico. Beh, devo dire, una gaffa a metà. Però una gaffa, però per questa doppia gaffa da conduttrice impreparata, che da subito i suoi autori sono stati, diciamo, bacchettati, sì. Lei sarà rimasta attapirata? Sicuramente, vediamo. Sicuramente. Vediamo. Sora Camila, come la va? Io ero venuto a portarle l'ambito premio di Striscia. Ma finalmente, cazzo, sono 24 anni che aspetto. E io ci metto un po' di strada. Ma sei un po' lento? Sono un po' lento. Cioè, dai, dimmi perché. Abbiamo visto la vicenda col professore Odifreddi. Tolomeo. Ah, sì, cazzola, mi è sfuggito. Ma come è sfuggito? C'aveva ragione lei. Ah, c'avevo ragione io? Sì, perché Tolomeo allora, è anche astrologo. Ah, certo, perché allora... bravo, no, scusa. Sono Ma lei che fa documentare, allora, non si documenta, scusi. Appunto, allora, ma tu che però ho pensato, perché io sono una di quelle persone, cioè sono evidentemente troppo poche, sì, che pensa che tanto ho sbagliato io, cioè davanti a un professore che io stimo e ubi maio, Odifreddi. L'astrologo Tolomeo. Ah. No, l'astrologo, l'astronomo, che è l'astrologo? No, e quindi dato che io avevo letto che all'epoca gli astronomi erano anche astrologi, proprio per, diciamo, per arte. Sì. Era un'arte, leggere le stelle, leggere gli astri. Caspita, perché Tolomeo era anche astrologo. Sì, però, e quindi però lì perché? Lei mi è caduta e se l'è presa con gli autori. Amore. Quei poveri autori che per lei sono arrivati in ginocchio sino alle falde del Kilimangiaro per lei. Gente che si butta nel fuoco, nelle fauci degli animali, e poi lei la prima cosa che fa è colpa degli autori. Ma io adoro Togi, ma io adoro. Dai, è un gioco, ovviamente è un gioco televisivo. Al limite doveva dare un calcetto al professore di Freddi. Ma no, professore, cosa dice? ma no, lei perché... che mi è documentarista. Ma siamo in diretta, lui è il prof di Freddi, cioè voglio dire, no, Massimo. E quindi sì, poi effettivamente anche lui ha detto: ah, sì, è vero, no, ha riconosciuto subito, devo dire. Lei come DJ, cosa ci fa? Ma le falde del Kilimangiaro, mi spieghi? Io me la ricordo, lei era e poi dopo la vedo a fare i documentari. Ma io sono ancora certo. Ma dove? Ma come dove? Cioè inside lei così. Con un po' di tosse. Da ora in poi sappiamo che si documenterà meglio, così potrà mettere. Così potrò rispondere all'errore del prof. Carista, scusi, lei mi deve anche documentare, si deve documentare. È vero, Tolomeo era anche astrologo, quindi avevo ragione io. Bravo, 7+. Vogliamo sottolinearlo che per una volta. Bacco, mi ricordo Tolomeo giocava anche a tennis, era un grande tennista. Anche un terzino sinistro, mi ricordo. Sportivo. Però salutiamo il prof Odifreddi. Assolutamente. No, poi una svista così può capitare. Odi e odi. Odi.
Odi. Profodi e Profodi. Io sono molto contenta, un po' meno di questa bronchite. Sicuri, prenda qualcosa. Grazie, signora Camilla, è stato un piacere. Grazie, un abbraccio perché so che poi è ammalata e non esatto, vorrei che poi... un bacio tutto. Grazie, però lo metterò con i miei trofei, sono molto orgogliosa. Ci mancherebbe altro. Va bene. Amici, per ora è tutto.